rispetto soprattutto alle persone che stanno facendo fatica, che secondo me noi come maggioranza di governo dobbiamo onestamente limitare gli annunci. Quella di ieri è una vittoria importante per i cittadini italiani, per le imprese italiane, per chi sta facendo fatica, non è una vittoria del governo. Su questo sono d'accordo con la collega senatrice e sbaglieremmo se, diciamo, facciamo festa. Dobbiamo cercare di rispondere alle difficoltà degli italiani al più presto. Lo abbiamo fatto in parte nei mesi passati, lo dobbiamo fare soprattutto pensando all'autunno. Ci sono settori che sono chiaramente in crisi, la ricettività, i negozi, gli alberghi, il turismo, e purtroppo questi settori si portano dietro tutta una filiera. Ascoltavo prima Prandini, chiaramente l'agroalimentare italiano è in difficoltà o rischia di essere in difficoltà dall'autunno. Anche su questo l'Europa ci può dare una mano, nel senso che nel pacchetto di risorse che la Commissione mette a disposizione dei paesi più in difficoltà c'è il fondo SURE, un fondo contro la disoccupazione di 100 miliardi. L'Italia può avere accesso a fino a 20 miliardi per pagare cassa integrazione e disoccupazione. Io credo che quei fondi debbano essere attivati il prima possibile, così come anche il MES. Anche su questo credo che si debba fare una discussione parlamentare franca, ma noi abbiamo bisogno di risorse immediate per i bisogni immediati e poi di pensare in lungo e non dobbiamo confondere i due piani, dobbiamo comportarci con serietà. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, appunto, facevo l'esempio dell'Agenzia delle Entrate perché sono 58.000 i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, quindi non è che è stato semplice metterli tutti in smart working, così come INPS, non è stato semplice far lavorare INPS in smart working per rispondere a milioni di pratiche, cioè in un mese si è evaso quello che si evade in un anno da smart working. Io credo che alla pubblica amministrazione debba essere dato un senso di direzione. Basta con gli annunci della riforma secolare della pubblica amministrazione. Ci abbiamo provato noi, ci ha provato il centrodestra, sempre con risultati al di sotto degli annunci. Dobbiamo chiedere una mano ai dipendenti pubblici. È un momento in cui abbiamo chiesto una mano in più ai medici e agli infermieri che hanno fatto tantissimo. Ora si deve chiedere una mano agli insegnanti per riaprire la scuola, si deve chiedere una mano alla pubblica amministrazione, perché, come diceva Napoletano, questo paese deve affrontare unito una crisi che rischia di cambiare completamente i connotati del nostro paese. Li può cambiare in meglio se, appunto, spendiamo oculatamente le risorse cercando di essere vicini a chi sta facendo fatica oggi e pensando in lungo, utilizzando così il recovery fund, o possiamo cambiarlo in peggio se ci muoviamo in modo scomposto, se ci rimbalziamo accuse tra parti politiche e se non diamo questo senso di unità che è necessario. La situazione in autunno sarà ancora più grave di quella che già vediamo oggi e dobbiamo, secondo me, essere responsabili, attenti e evitare tanti errori del passato, di annunci enormi, di promesse non mantenute. La realtà sta bussando alle porte degli italiani e la politica deve essere lì a dare una mano. Sul fatto di meno annunci e più fatti concreti, io parlo per me, insomma, spalanca un portone, perché sarebbe molto, ma proprio in senso realistico, pragmatico, sapere di cose fatte piuttosto che di cose che si faranno.